Buongiorno ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi non ci occupiamo di programmazione, non ci preoccupiamo di controllo numerico in generale, ma ci occupiamo di una di quelle situazioni in cui la qualità del prodotto, la conformità del prodotto, quindi del particolare tornito, può, e succede, non dipendere dal tornitore, ma da fattori esterni. È ovvio che poi tutto si riconduce all'esperienza del tornitore. Quindi sono cosine che bisogna sapere. Sul lato del teleschermo vedete una flangia, un disegno tecnico di un prodotto aftermarket per autocarri. Adesso non so se Iveco, Scania, Mercedes, quello che è. Sta di fatto che, diciamo, è un prodotto abbastanza standard che hanno a listino molti produttori di componentistica per autocarri. Ecco perché mi permetto di metterlo online, in quanto è un prodotto il cui disegno non è un segreto per nessuno. Ho comunque, per scrupolo, cancellato alcune quote che non sono di interesse per il nostro corso, per renderlo, diciamo, leggermente mascherato. Questo prodotto si ricava dal pieno, quindi da un laminato, come vedete qua, in C45, non si crea lo stampato in quanto non è un prodotto ad uso di larga scala, quindi sì, è un prodotto di ricambio, ma non è un componente, diciamo, soggetto a usura, e quindi i ricambisti ne fanno costruire dai loro fornitori un 60-70 pezzi l'anno da smerciare poi sul mercato. Considerate che i ricambisti, i prodotti ricambi sono tanti, e per cui 50-60 sembrano pochi, ma su migliaia di produttori in tutto il mondo, alla fine il mercato è coperto. Detto ciò, non si crea uno stampato, ma si lavora dal pieno, da un laminato in C45. Quantomeno queste erano le richieste che aveva il cliente con cui io ho collaborato. Quali sono le criticità di questo pezzo? Le criticità di questo pezzo è che il pezzo viene richiesto senza particolari trattamenti termici di bonifica, tempra o d'altro, e viene richiesto comunque, come purtroppo è di consueto, a un prezzo imposto che non prevede la possibilità di eseguire una rettifica, per cui questa quota e di ritorno anche questa, ma ovviamente meno delle altre, sono la criticità di questo prodotto, in quanto ottenere di ritorno un 153,10 H6 con 2 centesimi e mezzo di tolleranza crea un problema non tanto per i 2 centesimi e mezzo da tenere, che i torni attuali ce la possono fare a rispettare, ma perché il pezzo è molto sottile, quindi cosa succede? Dal momento in cui io prendo il mio pezzo, che ad un certo punto per forza di cose apparirà un anello, perché per quanto si parta dal pieno va forato, e lo vado a serrare con i miei morsetti, posso essere molto bravo a serrarlo a 360 gradi. Posso essere molto bravo ad avere la vista lunga ed usare dei morsetti oscillanti che si adeguano sul pezzo, che in prima battuta però è laminato, quindi non è perfettamente tondo. Posso essere anche bravo a suddividere le forze, a fare 6 soli punti di contatto. Posso anche lavorare con delle pressioni molto basse, però consideriamo che questo è un pieno, per cui qua va forato e non posso forarlo con una punta da 20 e poi scaricarlo tutto. Ci mette una vita, avendo un prezzo imposto, devo valutare anche questo discorso. Io devo poter andare forte. Quindi, per quanto io sia bravo a fasciarlo, consideriamo una cosa. Svuotiamo la pagina. Questo pezzo, che cercherò di riprodurre arriva da un pieno totale. Ora,
Qua ho la quota peggiore, diciamo, da rispettare. Quindi, se io la faccio in prima fase, lo farò in due fasi, prima e seconda fase. Io andrò a prendere qua. Questo è un laminato. Quindi, un laminato non sarà mai perfettamente tondo, ma la sua superficie sarà leggermente irregolare. Ecco perché i punti di contatto tra il mio morsetto e il mio pezzo potrebbero essere una volta 3, una volta 6, una volta 8 e così via, perché non so mai se il mio morsetto sarà qua, il mio morsetto sarà qua, il mio morsetto sarà là. Potrei fare una preoperazione di tornitura, girare il pezzo, quindi lasciare questa parte tornita e poi andare a finire questa zona. Ovviamente prima sgrosso tutto e poi la finisco, e difatti così è stato fatto. Tre operazioni e non due. Per forza la qualità del prodotto viene prima del prezzo. Poi si discute col cliente e gli si dice: guarda, io ho fatto questo prodotto in due operazioni, cosa succede? A noi succedeva questo. Si torniva al pezzo, ok? Si misurava in macchina il diametro 153. 1 ed era perfettamente rotondo. Si mollavano i morsetti, si appoggiava il pezzo sul bancale e il 153.1 aveva un'escursione maggiore di 2 centesimi e mezzo, cioè misurandolo per così, faccio un esempio, 153.00, misurandolo per così, 153.20. Ovviamente è stato facile dar la colpa al fatto che, non essendo un tornito, e ce lo aspettavamo, per quanto noi abbiamo usato in prima fase i morsetti oscillanti, non si riuscisse a ottenere la rotondità per stare negli 0,025 mm di tolleranza, al che si è aggiunta una fase preparatoria. Qua si è fatta una tornitura, adesso io non mi ricordo, si partiva da un laminato di 165. Ok, si è fatta una pretornitura, anzi svuotiamo la pagina. Ok, a 160 per una lunghezza di 15 mm. Così. Ci siamo detti: a questo punto torniamo dei morsetti fascianti esattamente a 160. Questo 160 non era in quota libera, quindi non è stata fatta una quota così spannometrica, ma è stata fatta nel meno 0,05, e si è fatto tre morsetti fascianti torniti quanto più vicino possibile al 160. Allora, questo era 160 più 0,05, se non ricordo male, e abbiamo tornito i morsetti a 160 meno 0,05. Perché questo più e questo meno? Per avere la garanzia che i punti non fossero mai 3 con un diametro più piccolo, ma sempre almeno 2. Non potranno mai fasciare perfettamente i morsetti, la quota uguale non esiste. L'errore di quota è quanto più preciso lo strumento di misura che voi andrete a utilizzare. Ma due diametri uguali esisteranno una volta, ma poi spariscono. Poi abbiamo usato delle pressioni abbastanza basse, intorno alle 8 atmosfere, che con un C45 si può fare. Abbiamo fatto il nostro pezzo aggredendolo con una punta da 45, lasciando tanta ciccia qua, quindi noi abbiamo svuotato solo questo, ma non siamo andati a svuotare di qua, a svuotare di qua, qua abbiamo fatto il labbro, poi abbiamo lasciato tutto il materiale che serviva per non indebolirlo e siamo andati a ottenere il nostro 153.10. Cazzo, da capo, non abbiamo ottenuto assolutamente nessun vantaggio. Dopo tutto questo bel lavoro, il nostro 153.10 aveva una rotondità di un decimo. Certo, prima erano due,
adesso è un migliorato qualcosa, ma siamo molto lontani dall'ottenere una qualità del prodotto tale da poter essere consegnata al cliente. Ecco, questo è una svista che, se non si ha un cliente collaborativo, può costare parecchio denaro, in quanto l'unica soluzione è stata poi quella di mandare le nostre fette da diametro 165 per 36 mm di altezza, questa quota qua, con 1 mm per parte sui fianchi, che noi tagliavamo col seghetto automatico, da un trattamentista termico. Abbiamo fatto una ricottura, lui ci ha proposto una distensione, una ricottura, abbiamo fatto delle prove, abbiamo ripreso in mano il nostro vecchio ciclo, quindi due fasi con morsetti oscillanti, quindi dei morsetti con un tassello imperneato al morsetto centrale e due tasselli temperati che vanno a spingere sul pezzo. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa online. Mi farebbe piacere. Cerco di qua e poi ve lo mostro. Morsetti oscillanti. Immagini. Eccolo qua. Questo è un morsetto oscillante. Questa è la parte che si avvita sull'autocentrante. Qua ci sono due tasselli temprati e questa zona può basculare in modo tale che si adegua a un pezzo grezzo. Qua ne vedete, ecco, qua vedete bene come bascula tramite una vita con una boccola intorno. La boccola permette la battuta e la vite permette la battuta e l'oscillazione in questo senso. Quindi noi abbiamo preso il nostro pezzo una volta trattato. Abbiamo messo i nostri morsetti oscillanti qua e abbiamo fatto foratura, sgrossatura di questa zona, sgrossatura e finitura del nostro famoso 153 e 1. Quindi, di conseguenza, questo ballava nella tolleranza perché è maggiorata e veniva fatto con lo stesso utensile. Ecco che dopo il trattamento termico non abbiamo più avuto problemi di deformazione. Poi si pensò di sgrossare tutta questa zona perché il trattamento termico ai tempi lo si pagava euro 0,40 al chilogrammo, di mandarli in trattamento e poi fare due fasi. Lì non so poi come ha scelto il cliente, perché lì si fa una questione di costi, insomma. Quanto ti costa meno il trattamento di un pezzo leggero rispetto al trattamento di un peso, di un pezzo pesante rispetto a una lavorazione in più? Perché ho fatto questo video? Perché quando si vedono pezzi che hanno una geometria, diciamo, chiamiamola anelloide, quindi sottile, facilmente deformabili sotto a pressioni che per noi sono enormi, ma per un tornio sono all'ordine del giorno. Bisogna tener conto che o si fa una rettifica a posteriori o si fa un trattamento termico. Attenzione, la rettifica a posteriori potrebbe comunque non risolvere il problema perché potrebbe correre dietro all'ovalità del pezzo. Quindi la cosa migliore è far uscire i pezzi dal tornio rotondi come è dovuto. Com'è normale che sia. Normale fino a un certo punto, perché il tornitore che è abituato a fare pezzi pieni, questo problema non se lo pone. Magari si pone il problema di una flangia che si deforma lungo l'asse Z, ma non il problema di un diametro. Invece il tornitore che è abituato a fare anelli, boccole,
tubolari, pezzi cavi, sa perfettamente che i diametri in macchina possono essere perfettamente tondi. Una volta rilasciati i vari sistemi di presa, morsetti, contropunta che può far così al pezzo, lunetta che può spingere verso il basso o verso l'alto, ecco, il pezzo una volta rilasciato questi sistemi di presa può assestarsi, quindi piegarsi, stortarsi, ovalizzarsi, triangolarizzarsi. Ci sono dei casi come questo dove il sistema di presa non è la causa primaria di questa deformazione, ma sono le tensioni interne del materiale. Tant'è, e vi assicuro, che a seconda del fornitore di materia prima potreste trovare delle deformazioni più o meno importanti. Sì, perché non pensate che il fornitore di materia prima che vi fa pagare l'acciaio il 20% di più lo faccia solo per guadagnare. Probabilmente si fornisce da laminatoi che hanno in piedi dei sistemi produttivi che tensionano meno il materiale. E qua bisogna fare delle prove. Io adesso non voglio e non posso fare nomi di fornitori di acciaio, però ce n'è tanti. Ora io non sto seguendo il costo della materia prima, però mi ricordo che ai tempi il C40 poteva essere comprato a 0,80 al chilo quanto a 1,20 al chilo. Quello da 0,80 truciolava in maniera oscena, nel senso faceva il filo. Quello da 1,20 non dovevi porti il problema del controllo del trucciolo, truciolava benissimo. E poi c'erano anche i problemi di deformazione. Io come consulente non potevo andare a imporre al mio cliente un fornitore, potevo proporre delle soluzioni. La soluzione in questo caso è stata un trattamento di ricottura. Perché è importante tenerne conto? Cazzo, è importante tenerne conto soprattutto se voi siete i titolari dell'azienda o comunque responsabili della preventivazione, perché alla fine un disco del genere pesa circa 6,5 kg. Avete capito che a 6,40 ci sono 2 euro di differenza sul preventivo più il trasporto e la gestione. Quindi se voi avete fatto un preventivo di questo pezzo, sparo a caso, di 6 euro, capite che con tutto sto ambaradà come minimo dovete portarlo a 9 euro. Ecco perché il cliente collaborativo. Quando vedete tolleranze molto strette e vi viene richiesto di farle di tornio, o mettete dentro il costo del trattamento termico o mettete un punto di domanda in preventivo. Quindi il preventivo verrà accettato solo dopo la prova di lavorazione e potrebbe essere suscettibile di un incremento dovuto al trattamento termico. Fate una figura molto più professionale che fare un prezzo tirato per prendere il pezzo, poi chiamare il cliente e dirgli non ci sto dentro, che quella è sempre una figura di merda, anche quando è giustificata, però talvolta l'esperienza la si fa sul campo. Bene, io ho concluso, spero di esservi stato utile, quindi attenzione quando preventivate anelli. Se questo materiale fosse stato 39 nickel cromo molibdeno 4 bonificato, può anche essere, siccome la bonifica è un trattamento termico che comunque riallinea le fibre, può anche essere che non saremmo stati costretti al trattamento termico. Quindi attenzione anche al materiale che andate, a lavorare. In questo caso col C45 abbiamo avuto questa problematica. Vi ringrazio per essere stati con me. Questo video andrà in prima battuta agli abbonati, ma poi, siccome penso che sia di interesse comune, verrà spostato anche sul canale. Quindi, se non siete abbonati, pensateci, ma non sentitevi obbligati. Se vi è piaciuto il video, un super grazie o un caffè, in descrizione trovate il modo di offrirmelo, è sempre gradito. E sempre in descrizione trovate tutti i link dei software che utilizzo e che non ho utilizzato oggi nelle mie video guide, video cicli, video tutorial, video quello che volete. Ciao ragazzi e grazie per essere stati con me. Buona giornata e buon lavoro.